dal presupposto che il primo punto che vi voglio dire è ovvio, è che deve essere chiaro per tutte, nella mente di tutte, è che io posso anche avere addominali tonici e snelli, ok? La muscolatura e il grasso sono due cose separate, ok? Il grasso corporeo è una cosa e il muscolo tonico è un altro, ok? Questo è il primo punto importante che vi chiedo di tenere presente. Quindi che cosa succede? Se io voglio veramente quella pancia piatta con la tartaruga per noi donne è più difficile perché ci vuole un percentuale di grasso molto 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 basso, sai, per avere i muscoletti tutti disegnati, per cui io devo essere super magra, avere pochissimo grasso corporeo per avere la pancia tartaruga. Poi ci sono alcune donne che già di natura, già di la fisiologia di queste donne sono già più asciutte, hanno già un grasso corporeo basso, per cui si vedono anche bene i muscoli, ma tendenzialmente per noi donne normali, diciamo così, è difficile avere questa muscolatura addominale a tartaruga perché ci vuole un percentuale di grasso molto basso. E la donna di per sé ha un percentuale di grasso di natura maggiore rispetto a quello dei maschi. È più facile per gli uomini avere i muscoli a tartaruga, no? Rispetto a noi, perché la muscolatura ha una composizione corporea diversa della donna. Questo vuol dire che se io quindi voglio una pancia piatta, di là della tartaruga, io comunque posso avere una pancia piatta, un muscolo tonico che non vedo le suddivisioni, ma comunque vedo una righettina qua, che è comunque una pancia piatta. In questo caso, ragazze, anche lì non posso avere un estratto grosso così di grasso sopra la muscolatura dell'addome, perché se c'è troppo grasso, anche quella va a nascondere la muscolatura tonica. Per cui primo passo importante da sapere, se voglio una pancia piatta, devo eliminare il grasso, devo ridurre il livello di grasso corporeo, ok? E questo lo faccio mangiando in modo sano. Non vi dico mangiate poco, perché a volte alcune donne pensano che mangiare poco va a ridurre il grasso. È vero, se mangio poco dimagrisco, ma non devo arrivare a quei livelli, a quel poco, tanto poco, che il mio metabolismo diventa pigro e poi così io non riesco più a perdere peso. Avete presente quelle donne che dicono: ah, io non mangio niente ma non dimagrisco lo stesso? È perché potrebbe essere, a volte alcune donne sognano di non mangiare niente, in realtà mangiano caramelle, mangiano poca pasta, poca carne, però mangiano le caramelle, mangiano la brioche, mangiano altre cose che ingrassano molto di più che il cibo vero. E questo allora nella loro testa gli sembra di mangiare poco, ma stanno mangiando tanto, in realtà stanno mangiando tante cose, poche cose, ma quelle poche cose li fanno ingrassare. Poi invece c'è quella donna veramente che mangia veramente poco e non dimagrisce lo stesso, ma perché probabilmente mangia così poco che il suo metabolismo è pigro, perché ha paura di dimagrire troppo, di lasciare andare il grasso e poi non ritrovare più il cibo, non avere più le riserve di grasso e morire, no? Il nostro corpo, la nostra mente, il nostro corpo, insomma, vuole mantenerci in vita, per cui se ti metti lì a mangiare troppo poco, un livello anche troppo basso, lui dice: oh, qui devo trattenere tutto quello che mi arriva, perché se dimagrisco troppo, qui non c'è più cibo, muoio, ok? L'idea è più o meno questa. Quindi bisogna anche stare attenti a cosa mangiare. Per cui l'altro giorno, se andate ancora sul mio profilo Instagram, vedrete che ho fatto una diretta con una nutrizionista e lei diceva di mangiare anche i carboidrati, ok? Perché anche quelli aiutano. Diceva di non mangiare grosse quantità, ma mangiare un pochino di tutto. Andate a vedere la diretta con Laura Rotta Nodali, che è molto bella per quanto riguarda l'alimentazione.
Per cui vi ho fatto questa premessa iniziale: se voglio avere una pancia piatta e dei belli addominali, devo ridurre il grasso corporeo, e questo mangiando la giusta quantità, tantissimi nutrienti, lo diceva appunto sempre la nutrizionista, tanti semini nel cibo, perché ci danno un sacco di nutrienti, il nostro corpo è ben nutrito, ci fa venire meno fame e lui fa bene il suo lavoro. Il mio corpo riesce a fare quello che io chiedo, anche quello di avere una pancia più piatta, ok? Per cui è importante mangiare bene e bere tantissima acqua.